E rieccoci insieme in Voce delle Chiese, riprendiamo la nostra diretta di quest'oggi e do subito il benvenuto all'ospite che ci ha raggiunto, Dario Paone. Buongiorno Dario, benvenuto, bentornato sulle frequenze di Radio Bequit e negli studi, insomma, della nostra emittente in Voce delle Chiese. Ciao Dario. Ciao, ciao a tutti, buona giornata a tutti. Io sono ben felice di essere qui oggi perché è per qualcosa che ci tengo molto. Esatto, spieghiamo subito perché abbiamo invitato Dario, che molti di voi immagino conosceranno sotto vari aspetti, con vari cappelli, insomma, però un cappello, ecco, che caratterizza un po' tutti gli impegni che Dario ha nella sua vita è certamente la parte musicale, ed è anche per questo che l'abbiamo invitato, perché quest'anno cadranno i 90 anni del culto al Colle della Croce, che è uno storico culto che appunto da 90 anni permette l'incontro, infatti viene chiamata amichevolmente la rencontre, proprio l'incontro tra membri di chiesa delle valli valdesi o di chi insomma vuole raggiungere questo luogo e membri di chiesa delle chiese riformate protestanti francesi, che si incontrano a metà strada in Alta Valpellice, appunto al Colle della Croce, una volta all'anno nel mese di luglio, solitamente la terza domenica del mese di luglio, in questo culto. E Dario è uno storico frequentatore di questo culto insieme ai trombettieri anche della Valpellice o ad altri insomma esempi di musica che avete portato sul coretto, insomma tante partecipazioni. Dario, quanti anni è che partecipi al culto al Colle della Croce? Allora, che mi ricordi, io la prima volta era alla fine degli anni 80, quindi sono oltre 30 anni. Non tutti gli anni ho potuto partecipare, alcuni ovviamente per le intemperie, come sappiamo al Colle della Croce ci sono stati anche i 2 gradi di temperatura, per cui era quasi impossibile tenere un incontro. Certo. Però certo. Mi ricordo anche di ambienti molto soleggiati, con tanta amicizia, tanta musica, no? Come dicevete, per cui la presenza del trombettiere è stata fondamentale, perché è tra i pochi strumenti che non vogliono amplificazione. In alta montagna ci sono le trombe, perché sono strumenti gioiosi, perché fanno subito festa, no? Difatti una costante che c'è in tutti questi incontri non è solo il lato religioso, il culto pur importante, anzi lo scopo principale era stato quello, però è stato anche il momento di festa condiviso con i francesi. Un momento comunitario. Esatto, esatto, è molto rivolto alla comunità. Fermo restante, cioè bisogna fare anche un po' di chilometri per raggiungere il colle. Sì, per sì, cui diciamo che è comunque una passeggiata che ha il suo perché, ecco, non è così da sottovalutare, però è fattibile, piuttosto come alcuni fanno, alcuni scelgono. Io per prima ammetto, l'ho fatto così, si spezza in due, quindi si raggiunge prima il vallone del Pra e poi si sale il giorno successivo in alta quota al Colle della Croce. Ma vi portavate dietro anche i tromboni? Già. Ottoni di grande misura? Ci sono ottoni di tutte le dimensioni, la tromba è la più piccola, però ci sono anche i bassi tuba. Un basso tuba può pesare 14 kg. Caspita, altro che lo zainetto da montagna. Lascio immaginare anche con la spigolosità delle custodie o il singolo strumento nudo e crudo, comunque ha una forma particolare, non è semplice portarlo su, ma l'abbiamo fatto per anni. Tra l'altro abbiamo un incontro con i francesi anche a livello musicale. Se gli altri anni hanno potuto, ci siamo incontrati esattamente sul colle, abbiamo potuto fare l'incontro esattamente lì con i nostri gemellati delle Cévennes. Allora, esiste un gruppo nella zona ugonotta della Francia, appunto nelle Cévennes, un gruppo che è molto simile al nostro. Loro una decina di anni fa hanno saputo di noi, hanno voluto conoscerci, per cui abbiamo potuto fare degli incontri al di là del Colle della Croce. Noi andiamo a trovare loro e loro vengono da noi. Quest'anno verranno per 3 giorni. Finalmente abbiamo potuto ospitarli. Proprio nel periodo del culto? Esattamente, è venerdì 21 luglio a Bobbio. Infatti terremo un concerto insieme nel Tempio Valdese alle ore 21. E poi saliranno con noi nella Conca del Pra e poi ancora
fino a, al colle. Insomma, grande festa quest'anno. Intanto facciamo vedere anche a chi ci sta guardando in video tramite il digitale terrestre, il canale 87, o tramite il nostro sito rbe.it. Se vi collegate vedete in home page proprio la possibilità di insomma di guardarci anche in video. Questa locandina che avete preparato, l'hai preparato tu, però mi dicevi Dario, la foto è tua, quindi insomma facciamo vedere questa bellissima foto. No. Beh, in questo caso la giornata era soleggiata, direi. Era il 2013, 10 anni fa esattamente, ed era una giornata soleggiata, una di quelle giornate che restano nel cuore. È anche una giornata di festa. Beh, la gente poi, tra l'altro, la partecipazione a vedere la foto era buona, cioè un bel numero di persone disposte in circolo appunto al Colle della Croce, certo con maglie e giacche, siamo comunque oltre i 2000 metri, 2003, quindi, 2003, e quindi insomma sì. L'altitudine è quella che è, bisogna adeguatamente vestirsi e prevedere insomma di potersi coprire. E in questo volantino della rancontro di questi 90 anni dell'incontro tra le comunità protestanti dei due versanti, italiano e francese, ci sono, dicevi anche tu Dario, tanti incontri. Si inizia proprio il venerdì 21 luglio a Bobbio Pellice, ci sarà una mostra su pannelli per i 90 anni della rancontro, organizzata e preparata dal Centro Culturale Valdese, e poi questo concerto che ci preannunciavi, concerto nel tempio di Bobbio Pellice con i trombettieri della Val Pellice e con le Ambassadeurs de l'SVN. Sì, hanno questo nome molto particolare. Se il nostro nome è abbastanza semplice ed evocativo per gli strumenti che suoniamo, anche il loro nome è molto singolare. Ambassadeurs, con il brass nel mezzo, che sta a significare non in francese ma in inglese gli ottoni. Invece loro l'hanno inteso come un abbraccio. Un abbraccio. Quindi bello, molto bello. Bello, bello. Poi si prosegue appunto sabato 22 con la salita a piedi, come dicevamo, per chi lo desidererà, spezzare in due il tragitto, quindi arrivare fino alla Conca del Pra, con il concerto del Coretto Valdese, questa volta tra l'altro che sta festeggiando i suoi 50 anni di esistenza, quindi continuano i festeggiamenti anche in questo caso. Sì, coinvolto anche sono lì, grazie appunto a Cristina che ha condotto il Coretto. Dopo tanti anni finalmente si è potuto fare un incontro in grande stile, anche quello, 50 anni che non finiscono mai, perché è un anno che si festeggia come Coretto, per cui è una bella cosa. Abbiamo anche fatto dei viaggi, siamo appena tornati dalla Germania, dal Kirchentag, adesso l'avventura continua in montagna con questi giovani che tra l'altro c'è scritto anche nella locandina, diversi monteranno la tenda. Sì, passeranno la notte alla Conca del Pra. Alla Conca del Pra, esatto. Quindi è pensato anche per rilanciare questo evento proprio con una partecipazione giovanile e la voglia di insomma allargare con la partecipazione anche a chi magari non ha mai fatto questa esperienza, ma potrà avere l'opportunità di farla in modo comunitario, in modo collettivo. E poi appunto la domenica, l'appuntamento con il culto al Colle della Croce alle 11:30, con calma, in modo ci sia il tempo insomma per salire con calma, un momento, come diceva anche Dario, dopo di comunità, perché dopo il culto si starà insieme, ci sarà il picnic, ci sarà un momento di riflessione, delle chiacchierate, della musica, quindi poi quello diciamo il terzo tempo del culto del Colle della Croce. Dario, un ricordo particolare che hai o un paio di ricordi particolari che hai della tua partecipazione al culto al Colle della Croce? Allora, uno in particolare che non è del tutto positivo, però sono di quegli avvenimenti che ti rimangono. Era una di quelle famose domeniche mattina, -2 gradi sul colle, siamo voluti andare lo stesso, avevamo l'imboccatura degli strumenti, accompagnando poi, eravamo in 10-15 forse, molto coraggiosi, l'imboccatura si attaccava alla pelle, talmente era ghiacciata, sì, ed eravamo in estate. Ecco, questo è uno dei ricordi, purtroppo non proprio bello, però fa diciamo mi ha forgiato proprio, voilà. nel cuore questo ricordo bello. E altri tanti bei momenti insieme, conoscendo vari personaggi, dai bambini a addirittura persone che hanno fatto 3 generazioni. L'anno scorso c'era una famiglia in cui erano 3 generazioni che venivano su. Il più piccolo è
una ragazza di 20 anni, sono mamma di 45 e poi c'era il nonno di 80 e sono sempre venuti. Queste sono cose belle che riguarda anche la comunità, le famiglie che si mettono in viaggio insieme, certo, fanno delle cose insieme. Certo. E questa è una di quelle occasioni a cui sono invitate soprattutto le famiglie, perché veramente dà il senso di comunità. È vero, è vero. Allora, noi proseguiremo in questi giorni questo avvicinamento ai 90 anni del culto al Colle della Croce, lo faremo con tanti ospiti che stiamo cercando insomma di raggiungere. Dario ha aperto questa carrellata, ha rotto il ghiaccio, ci ha fatto piacere. Ricorderemo quindi ancora in altre occasioni questo rencontre, 90 anni dell'incontro del culto al Colle della Croce, che si terrà appunto questa prossima domenica 23 luglio. Tra un mese esatto, praticamente, insomma, tra un mese ci diamo appuntamento al culto, con il culto al Colle della Croce. E in realtà preceduto dai due giorni prima, appunto, dal concerto alle 21 al Tempio Valdese di Bobbio, il venerdì sera, appunto con sia i trombettieri italiani che francesi, e poi con il coretto il giorno dopo al Prat, e la festa continua domenica. Bene, grazie per essere stato con noi. Buona continuazione e ci risentiremo anche noi presto, insomma, su questo tema in Voce delle Chiese. Lasciamo spazio adesso alla musica.